Ben trovati a Toscana Parlamento, il settimanale di informazione sull'attività del Consiglio regionale della Toscana curato dalla redazione di Italia 7. In settimana si è tenuta una nuova seduta dell'organo legislativo regionale a tenere banco un lungo dibattito sui temi dell'immigrazione, in particolare sul CPR, il centro di permanenza per il rimpatrio. Approvata a maggioranza una mozione del Partito Democratico che impegna a manifestare la contrarietà per la realizzazione sul territorio regionale, respinte invece le mozioni delle opposizioni. Servizio. È stata approvata a maggioranza dall'Aula del Consiglio regionale della Toscana la mozione del Partito Democratico, primo firmatario il capogruppo Vincenzo Ceccarelli, che impegna la Giunta a manifestare in ogni sede utile la ferma contrarietà a ogni ipotesi di CPR, centro di permanenza per il rimpatrio sul territorio regionale. 24 i voti a favore, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Italia Viva, 12 i voti contrari, Lega e Fratelli d'Italia. Respinte invece le mozioni presentate da Fratelli d'Italia, prima firmataria Elisa Tozzi, in merito all'adesione della Regione Toscana all'intesa nazionale sui migranti, con 24 voti contrari di Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Italia Viva, e 12 favorevoli di Lega e Fratelli d'Italia, e quella della Lega, prima firmataria la capogruppo Elena Meini, in merito all'istituzione necessaria di un CPR in Toscana, 23 i voti contrari di Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, 12 i voti favorevoli di Lega e Fratelli d'Italia. La prima mozione è stata illustrata dal consigliere regionale Vincenzo Ceccarelli. L'atto, oltre ad opporsi alla realizzazione del CPR in Toscana, impegna la Giunta ad attivarsi nei riguardi del Governo affinché sia posta la massima attenzione alla questione dell'integrazione socio-economica dei migranti nel Paese ospitante. Ma intanto è stato un confronto anche di posizioni molto diverse ma sicuramente che ha evidenziato come il fenomeno della migrazione sia un fenomeno molto complesso che non si può affrontare con delle scorciatoie e nemmeno degli slogan. Noi stiamo assistendo al fallimento della politica migratoria e della gestione dell'immigrazione da parte di questo governo e quelle che erano le loro ricette, vale a dire la chiusura dei porti, si stanno rivelando come era evidente solo cinica propaganda elettorale. Oggi sono al governo e non sono in grado di gestire questo fenomeno, che è un fenomeno strutturale che non va affrontato non può essere affrontato solo a colpi di emergenza, a colpi di decreti che uno dopo l'altro si rivelano assolutamente inefficaci. La seconda mozione, illustrata dalla consigliera dei Fratelli d'Italia Lisa Tozzi, intendeva impegnare la Giunta ad attivarsi per riprendere il dialogo con il governo e le altre regioni sul fenomeno migratorio, al fine di promuovere una risposta unitaria e solidale alla questione, anche sottoscrivendo l'intesa che ha preceduto la nomina del commissario straordinario. Sì, sul tema del CPR ormai ne parliamo da mesi. Ancora una volta, il Partito Democratico in Regione Toscana sceglie di non assumersi la responsabilità appunto, di scegliere di dare una risposta a tutti quei cittadini che oggi percepiscono il tema dell'immigrazione come un tema che si lega indissolubilmente anche al tema della sicurezza. Avevamo proposto che ci fosse un impegno formale dal Consiglio regionale fino alla Giunta a sottoscrivere gli accordi con il governo nazionale che appunto aprissero la possibilità alla Toscana eh, di avere anche delle risorse da eh, investire sul tema migrazione, a prescindere dalla questione CPR o meno. Sappiamo tutti che i numeri sono numeri eh, difficili da sostenere, sono numeri che non possono essere compatibili con il sistema dell'accoglienza diffusa. Il tema è talmente serio che oggi eh, comincia diciamo, ad essere impellente scegliere anche eh, di fare il CPR. Thank <laughs> you. Purtroppo la Toscana ancora una volta si pone a blocco contro il governo nazionale, lo fa per un pregiudizio esclusivamente ideologico, non rendendosi conto che questo approccio in realtà non è distante anni luce rispetto a quella che è la percezione del tema che hanno i cittadini. La speculazione che si fa sul tema immigrazione ormai è sotto gli occhi di tutti, si richiama costantemente alla responsabilità il governo nazionale, quando sappiamo bene che per decenni il messaggio che è stato mandato dai precedenti governi di centrosinistra è stato quello per cui in questo paese si potesse arrivare in modo indiscriminato attraverso i barconi perché tanto qualcuno avrebbe soccorso nel Mediterraneo. La terza mozione, illustrata dalla consigliera della Lega Elena Maini, intendeva impegnare la Giunta a non strumentalizzare le politiche del governo finalizzate a una stretta sui migranti illegali. Per noi è fondamentale fare un CPR in Toscana, e non lo dice la Lega ma lo dicono anche i prefetti per un tema di sicurezza, perché è troppo facile sciacquarsi la bocca con la parola sicurezza, invocare il Ministro degli Interni per un aiuto. Chiedere al governo che intervenga, anche oggi leggiamo che 30 sono i militari che arriveranno nei prossimi giorni solo a Firenze dopo una richiesta di aiuto direttamente al ministro Piantedosi del sindaco Nardella. Però quando il governo chiede Toscana facciamo un accordo, firmiamo un protocollo d'intesa come la maggioranza delle altre regioni per istituire un CPR la risposta è no il, la sicurezza parte e passa anche da un CPR in Toscana il CPR eh, lo faremo, in Toscana il CPR il governo lo farà, lo farà naturalmente perché arriveremo anche ad un accordo con la regione toscana, a un accordo su dove il CPR nascerà, un accordo con i sindaci, un accordo con l'ANCI perché c'è bisogno c'è bisogno di ridurre i tempi, c'è bisogno di ridurre i costi. Le tre mozioni hanno impegnato l'Aula in una lunga discussione sulla questione immigrazione e sull'opportunità di realizzare un CPR in Toscana. Questa è la dimostrazione concreta del fallimento che il centrodestra sta facendo sulla questione che riguarda l'immigrazione. Ha fatto tutto l'opposto di quello che aveva promesso, gli sbarchi sono aumentati, il tema dell'immigrazione sta travolgendo il nostro paese e non si stanno trovando delle risposte cogenti e puntuali per risolvere questa questione. Il modello che abbiamo in mente noi è quello dell'accoglienza diffusa: provare a diffondere sul territorio la forma di accoglienza, ma bisogna anche limitare gli accessi e questa è una risposta che serve da parte del governo e questo sta mancando. Evidentemente, non si può poi trovare la scorciatoia di andare a creare. Creare una sorta di lagare in Toscana dove concentrare un numero indiscriminato diciamo, di, di persone che vengono accolte giustamente salvate nei mari, ma questa non è una risposta. Serve fare un'azione di governo che sta mancando oggettivamente. Allora, noi abbiamo partecipato al dibattito in aula, che è stato un dibattito illuminante, ha anche evidenziato la diversità di visione proprio del mondo da parte del centro-destra e parte del centro-sinistra. E ho tenuto a riportare la discussione anche sulle cause del fenomeno immigrazione perché da parte del centrodestra sembra molto semplice la soluzione: cioè si costruiscono CPR e si risolve il problema, si riportano tutti a casa loro e finisce qua. Ecco invece il problema nasce anche. A livello europeo non sono stati in grado, nemmeno ora che sono al governo, a far rivedere il trattato di Dublino che è così fortemente penalizzante per l'Italia, ma eh, soprattutto non eh, si affronta il problema umanitario. Via libera da parte dell'Aula di Palazzo del Pegaso anche al bilancio di esercizio 2022 per l'ente parco regionale della Maremma. L'Aula di Palazzo del Pegaso ha approvato a maggioranza, con il voto di astensione dei gruppi di centrodestra e il voto contrario del Movimento 5 Stelle, il bilancio di esercizio per l'anno 2022 adottato dal Consiglio direttivo dell'ente parco regionale della Maremma lo scorso maggio. La comunità del parco, composta dai sindaci dei comuni di Grosseto, Orbetello e Magliano in Toscana e dal Presidente della Provincia di Grosseto, non ha espresso il parere così come previsto da normativa regionale, mentre il Collegio dei Revisori ha dato parere favorevole. I costi della produzione ammontano a oltre 2 milioni e 29 mila euro, il 7,77% in più rispetto all'esercizio precedente. Il provvedimento è stato illustrato in aula dalla Presidente della Commissione Territorio Ambiente, Lucia De Robertis, che ha ricordato la recente visita al parco per verificare sul posto l'attività positiva svolta dall'ente sul piano di tutela ambientale e sul piano turistico oltre a evidenziare la collaborazione proficua con gli enti locali del territorio. Eh, anche la Lega si astiene e peraltro si inserisce in un solco già confermato anche in precedenza, perché all'interno di quelli che sono i conti dei parchi che insistono sul territorio toscano abbiamo verificato che intanto c'è eh, un bilancio impositivo, seppur forse da un certo punto di vista quasi... Eh, troppo in positivo e quando c'è un bilancio molto in positivo di solito come abbiamo rilevato c'è anche un problema di programmazione. Però il Presidente del Parco ci ha rassicurato da questo punto di vista che così non è, è una situazione un po' eccezionale di questo anno e quindi anche lo, la gestione delle risorse tornerà ad essere diciamo, programmata in modo ottimale. Sul parco della Maremma noi abbiamo voluto dare un segnale positivo. Siamo stati come commissione a visitare quella struttura. Abbiamo parlato con chi dirige il parco, alla presenza anche degli amministratori locali che si trovano bene con questo ente che è discretamente gestito. Infatti, da un punto di vista di risultati positivi, c'è la tenuta dei conti, il rispetto dei tempi eh, perché in Consiglio regionale a volte arrivano bilanci di previsione con ritardo di due o tre anni. In questo caso oggi approvavamo eh, con il nostro voto di astensione il bilancio consuntivo 2022. Ci sono però anche Alcune ombre legate, per esempio, alla mancanza di personale sufficiente, questo ci è stato detto dagli enti, eh, dai soggetti che gestiscono il parco, così come eh, una mancanza di eh, monitoraggio continuo della spesa, per cui ci sono degli sfasamenti all'interno della gestione che sono stati segnalati agli organi di controllo. L'ente della Maremma si conferma. Una bella realtà, un ente che ha un bilancio positivo anche se è stato un pochino inferiore rispetto ai momenti del Covid dove le persone erano ancora di più sul nostro territorio, però il bilancio è positivo non soltanto dal punto di vista economico ma è positiva anche la programmazione che si pensa di fare all'interno del, del parco ente della Maremma. Quindi una splendida realtà che eh, deve andare avanti e devo dire che oggi la discussione in aula eh, diciamo che ha portato eh, delle lodi anche da parte del, dell'opposizione per come si pone, per come è attrezzato e per quali sono anche i programmi di ampliamento sui, sulla sentieristica che c'è all'interno del, del parco. Dibattito serrato anche riguardo alla legge che interviene sulla gestione delle risorse ittiche e sulla regolamentazione della pesca nelle acque interne. Eh, al termine del dibattito l'approvazione a maggioranza. Dare il 15% delle acque interne in concessione alle associazioni di pescatori per le attività di pesca dilettantistica. La legge che interviene sulla gestione delle risorse ittiche e sulla regolamentazione della pesca nelle acque interne è stata approvata a maggioranza dall'Aula dopo un acceso dibattito e una sospensione per mancanza del numero legale. L'atto, illustrato dal vicepresidente della Commissione Sviluppo Economico e Rurale Mario Puppa, ha ricevuto 22 voti favorevoli e 13 contrari. Noi abbiamo voluto fare un passo avanti proponendo la possibilità alle associazioni di poter avere in concessione dei tratti di torrenti o fiume per valorizzarli al meglio, attrezzandoli, eh, facendo in modo che siano popolati da fauna autoctona e anche diciamo, eh, in modo tale che diventino anche veri e propri punti di attrazione turistica. E in questo modo cercheremo Attraverso un emendamento che è stato approvato in commissione e che abbiamo eh, concordato anche con le associazioni di, di pescatori, eh, intanto delimitato il margine da un 100% l'abbiamo portato al 15%, quindi i tratti in Toscana in via sperimentale saranno il 15% del totale saranno diciamo così, interessati da una, un bando che sarà gestito dagli uffici della giunta e che avrà un titolo gratuito, ma impegnerà diciamo, le associazioni dilettantistiche della pesca ad apportare diciamo, attraverso un progetto vero e proprio di valorizzazione del valore aggiunto in questi tratti. L'atto si è reso necessario per assicurare un miglior presidio dei corpi idrici di interesse per la pesca in relazione alla tutela della fauna ittica e dalla promozione dell'attività alieutica. La concessione mira a circoscrivere la sua applicazione solo all'attività di pesca sportiva, senza investire le competenze di un demanio idrico. Non è pensabile che si dica, come loro hanno provato a dire, i fiumi saranno così controllati e puliti, perché non si parla di eh, diciamo, collocazione di un fiume intero, ma di piccoli tratti, quindi il fiume sarà comunque nelle altre parti non preso in considerazione dalle associazioni, sarà comunque tenuto male, come purtroppo lo è ne sono tutt'oggi tutti i fiumi della Toscana, e quindi non si risolverà il problema di rischio idro, idrogeologico, non si risolveranno i problemi ambientali, quindi non ci possiamo attaccare a questo. Questa è, è meramente una promessa fatta a una singola associazione di diversi iscritti, ma credo che la politica non debba valersi soltanto sul consenso, ma debba valersi del bene collettivo. Abbiamo votato contro, abbiamo presentato e provato a presentare anche in Commissione una serie di emendamenti che andassero in un'altra direzione, purtroppo il Partito Democratico non ci ha voluto ascoltare, ma non ha voluto ascoltare nemmeno tutte le associazioni che hanno scritto lettere dure di critica su questa proposta di legge. Una valutazione positiva che è uno scatto in avanti, una proposta, un impegno assunto e preso e mantenuto che consente alle associazioni di poter gestire dietro una concessione che appunto la Regione può concedere delle acque interne per un uso direttantistico della pesca. Quindi le associazioni avranno un'opportunità nuova dentro dei limiti previsti dalla normativa che consentirà loro di autodeterminarsi e soprattutto di svolgere un'attività controllata nel contempo diciamo, dentro i limiti che appunto la stessa legge prevede. Quindi una cosa positiva che non limita diciamo, l'iniziativa singola ma che tutela anche le forme associative che a loro volta promuovano l'attività della pesca dilettantistica. Ed è tutto anche per questa edizione di Toscana Parlamento. L'informazione dal Consiglio Regionale della Toscana torna la prossima settimana.